come tante che correnti sono vite, guardiamo a te con fiducia e molto ci attendiamo. Timaro è una comunità attiva, sia dal punto di vista economico, sia culturale, sia sociale, ed è fortemente impegnata nel volontariato. Troverai grande disponibilità a lavorare insieme in uno sforzo comune per rendere maggiormente vivibile il nostro paese e superare le diffidenze che a volte ostacolano il dialogo. Siamo probabilmente abituati troppo bene. Abbiamo un buon di vita, siamo in costante crescita economica, ma aumentano anche i disagi sociali, particolarmente quello giovanile. Troppi soldi, troppi benessere, ci hanno fatto dimenticare le cose importanti. Parliamo poco tra noi. Ai figli diamo tutto, ma non quello che veramente serve a loro. La nostra presenza costante e il nostro amore. Far loro capire che sono importanti per noi, per la società, e che hanno una vita da vivere e non da spendere. Don Matteo, questo è il compito più gravoso che ti attende. Sei pastore di anima, dovrai diventare polo di attrazione per i nostri giovani. È necessario coagulare attorno a te la comunità giovanile, non perché noi genitori fuggiamo dalle nostre responsabilità, ma perché da soli siamo fermati di fronte a un uomo che avanza inesorabile e marcia come un rullo compressore. Dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano crescere secondo i principi cristiani che hanno ispirato da sempre la nostra comunità. Non siamo in grado di soli a competere con le discoteche, con gli amici, con lo sfallo, con il divertimento privato del sabato sera, solamente uniti ce la potremo fare. Lasci mettere e i suoi parrocchiani per una nuova esperienza, dai nonni e curati. Non è che si è chiesto magari se il detto di solare i nonni libera la domine a qualche secondo di verità. D'altro canto, almeno il patrono San Lorenzo lo stesso e speriamo sia di buon auspicio per il futuro. La prima volta che ho visto è stata purtroppo al funerale di Anna, che dal termine della cerimonia mi ha accolto con un aspetto sorriso, prima ancora di parlare, prima ancora di conoscermi, e questo mi ha molto colpito, sorpreso, ed ho avuto la sensazione che mi ha dato un parco buono, aperto e sono certo disponibile. Grazie a Matteo per essere tra noi, l'intera comunità di Limaro è lieta di averti qui e ti auguro nel tuo cuore che dalle nostre belle montagne tu possa trovare gli stimoli giusti per svolgere al meglio la tua missione di buon pastore. Grazie. Come pastore. Mi piace sottolineare
curare quella dei nostri giovani. Con lui ringraziamo l'Arcivescovo per questo grande dono. Attraverso di lui rimaniamo uniti e fedeli alla Chiesa di Cristo che cammina verso la città eterna. Con il suo aiuto lavoriamo per costruire una società civile, umana e solidale. Insieme con lui preghiamo per i nostri morti. Il nuovo parroco si è portato verso in mezzo al presbiterio per il saluto da parte del delegato dell'arcivescovo e per la lettura del decreto di nomina. Noi possiamo ascoltare seduti. Delegato del Vescovo, compie ora il rito della consegna delle chiavi della Chiesa, porgendo Don Matteo su di un vassoio le chiavi di questo sacro edificio. Successivamente, il delegato consegna simbolicamente a Don Matteo il fonte battesimale. Ricevi le chiavi del Tempio di cui sei nominato custode. E procura con ogni sollecitudine che il popolo comprenda che questo luogo è la casa di Dio e dell'assemblea cristiana convocata per la preghiera. Custodisci con cura amorosa questo santo fonte, quanti riceveranno la vita divina, sono affidati alla tua cura pastorale, sia nella loro nascita cristiana, sia nella loro riconciliazione mediante il tuo ministero di misericordia per la remissione dei peccati. Avviene ora la consegna della sede presidenziale. Il delegato invita infatti il nuovo parroco a prendere posto alla sede. Ecco a te la sede presidenziale. Qui per il tuo ministero renderai presente il Signore Gesù Cristo e manifesterai la comunione con il Vescovo nell'assemblea dei fedeli. Esercita il tuo compito pastorale nello spirito evangelico di sollecito servizio per il bene dei fratelli. La consegna dell'ambone avviene con l'insediamento del nuovo parroco sulla sede da cui egli farà risuonare la parola di Dio. Da questo ambone proclamerai la parola di Dio in modo chiaro e distinto, così che riesca a maggiore vantaggio dei fedeli. Procura di accogliere nel tuo cuore e di tradurre nelle tue opere ciò che leggi, così da ammaestrare con la parola insieme e con l'esempio.
Ora il delegato dell'arcivescovo conduce Don Matteo all'altare e glielo consegna. Avvicinati dietro a questa mensa della famiglia cristiana, fonte di carità e centro di comunione, quale mediatore presso Dio, scelto tra gli uomini, qui rinnoverai il memoriale della Pasqua del Signore e nutrirai tu i tuoi fratelli con il pane della vita. È giunto il momento di conoscere più da vicino il nuovo parroco. Sarà appunto il decano di Marè, Don Adolfo Scaramuzza, delegato dell'arcivescovo, a presentarci Don Matteo Ecca. Accogliamo con attenzione e rispetto quanto vorrà dirci. Lo faccio con gioia veramente questo atto di accompagnare un confratello qui da voi. Presentare Don Matteo, anche pensando che sarete voi dopo non tanto a giudicare, ma a camminare con lui, perché viene per immergersi come un fratello tra di voi, non in una comunità anonima, ma nell'incontro di tanti volti, di tante persone. Viene a piazzare Don Gino, col quale avete percorso per alcuni anni un cammino di fede, e vorrei ringraziare Don Gino per il lavoro che ha fatto e dare, esprimere anche il grazie di tutta la comunità. Poi credo che con fratelli, come decanato anche, perché insieme, perché se io sono qui da poco, abbiamo cercato di crescere proprio appoggiandoci l'uno con l'altro. L'affetto e la collaborazione che avete avuto con Don Gino adesso continueranno con il nuovo pastore, con Don Matteo, il quale auguriamo davvero un buon cammino con la protezione di Maria e di San Lorenzo. Don Matteo dice che non si sente più un giovanotto, che lui ha passato i 60, ma questo, visto dal lato positivo, significa che ha alle spalle una buona esperienza. Se aggiungiamo l'ottimo ricordo che ha lasciato nelle comunità in cui è passato, allora credo che avrete un buon sacerdote che camminerà con voi. È stato cappellano a Nurizio, Terragliolo, poi a Tuenno, parroco a Corego, poi chiamato in curia a dirigere l'ufficio economico amministrativo. Non è certo questo l'ottimo per un prete, ma che l'ha fatto per obbedienza. Poi ultimamente ha servito la comunità di Mechel, dove si è fatto voler bene per la disponibilità, l'umiltà, la presenza in tutte le situazioni di gioia e di dolore. La presenza di molti medici qui da queste parti dimostra che, insomma, non hanno gradito molto il furto che è stato loro fatto, anche se per il bene di altri. Comunque grazie per voi di averci aiutato, per chi ci sono. Ora viene a chiamare con la stessa buona volontà di camminare insieme, con la disponibilità all'ascolto e alla collaborazione. Signor Sindaco ha espresso anche sì le realtà positive e anche problematiche della comunità di Di Maro. Non è facile davvero inserirsi prima di tutto in una comunità nuova, specialmente a una certa età in cui è più difficile riallacciare rapporti, e poi la barriera cosiddetta generazionale, dove il linguaggio, la mentalità, il movimento con uno che ha passato alcuni anni e giovani, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo.
disponibilità davvero a parlarsi guardandosi negli occhi, nella collaborazione di tutti, specialmente di coloro che già hanno aiutato Don Gino e hanno fatto una certa esperienza anche di vita e di comunità parrocchiale. Poi l'impegno con i confratelli anche a dare l'appoggio di tutto il decanato, perché sempre di più dobbiamo camminare veramente insieme. La realtà ormai di Valle si fa sempre più omogenea e non possiamo chiuderci intorno alla nostra chiesa o alla nostra parrocchia. Lo affido a voi come lui, come a lui affido questa comunità, in un incontro reciproco che deve segnare una ricchezza per tutti quanti. Ma vorrei ringraziare quanti hanno lavorato per preparare questa festa, è stata un'accoglienza, quella super, no? La sfilata, e anche in pochi giorni, so che venivo qua, vedevo la canonica vuota ancora lì, poi ho visto lo stesso signore lì che cantando facevano pulizie, poi tutti quanti ho trovato l'arco, tutto a posto. Grazie anche per questo lavoro, che però non è finito, non tanto il lavoro così anche manuale, ma la collaborazione deve continuare, anzi crescere. A tutti un grazie che chiedi tutti, solamente alle suore, suora Gioetta, che si è data da fare agitata anche, perché comunque anche se non ha funzionato la voce, vabbè, abbiamo detto un po' meglio anche in questa cosa, perché non tutti mai su quello che serve. Bene, caro Matteo, lavoriamo per il Signore, non ci lascerà mancare il suo aiuto, quindi buon cammino, tanti auguri e benvenuto tra di noi. Per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra fede e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese del serpentone e li raduno dall'estremità della terra. Tra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni, li condurrò a fiumi d'acqua per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono il padre di Israele, Efraim è il mio primogenito. Thank you.
cristiano, come una persona di questa comunità. Un grazie sincero. Nonostante il benessere, nonostante l'ostentazione di sicurezza, nonostante le continue feste che si fanno dappertutto, camminare nella vita è fatica, è in salita, è difficile, è sofferenza. La sofferenza nella famiglia di spesso, difficoltà per gli adolescenti, per i giovani, per gli anziani, per i soli, gli ammalati, gli emarginati, è una fatica che spesso diventa sconforto, per qualcuno rasenta anche disperazione. Nostro compito dare la buona notizia. Ecco la gioia. Sulla strada passa il Signore come per il povero cieco Bartimeo. Non siamo soli. È Lui il nostro compagno di viaggio, è Lui la via, la verità, la vita. Quindi, come il povero Bartimeo, Signore, abbi pietà di noi, siamo povera gente, abbi pietà, ma fa che vediamo. Questo mondo in cui tanta gente, l'indirizzo della società, ma anche di tanti discepoli, vogliono soffocare il bisogno di Dio, far tacere. Sente il bisogno di avvicinarsi al Signore, facci. Il nostro compito è di dire sul coraggio, alzati, Signore ti chiama. Per primi, a cominciare da me, buttare via il mantello, anche di un po' di ricchezza se necessario, il benessere. Tuttavia il mantello che ci impedisce il passo si olga
cosciente del compito che mi aspetta. Se oggi lo celebriamo nella fede, sono cosciente che il Signore è grazia. Il Signore è con noi. Quello che incontreremo ogni domenica, soprattutto alla domenica. E come il Signore mette la sua grazia, il suo spirito, la sua forza nel pastore, così mette anche la sua grazia, la sua forza nei fedeli. Oggi la pastorale non è più del parroco, ma è Dio della comunità. I discepoli gli dissero: il Signore ti chiama, alzati, coraggio. I discepoli insieme, la comunità cristiana. Quindi io continuo molto nella collaborazione, nel dialogo, nel vostro aiuto. Se prendiamo ad esempio un aspetto, quello dei giovani, immaginava il sindaco come un momento di difficoltà, ma io da solo non faccio niente, ma con loro, con i giovani, con i genitori, con tutti facciamo molte cose. E questo non perché l'unione fa la porta, anche per questo, ma perché il Signore vuole che siamo famiglia, vuole che siamo comunità. Quando in fondo avere fede cosa vuol dire se non costruire comunità, costruire famiglia, fraternità, condivisione in questo mondo? San Lorenzo, purtroppo, visto l'ingresso, San Lorenzo prega per noi, ci accompagna in questo cammino insieme alla Vergine. Io auguro a me stesso, auguro a voi, che insieme potremo raggiungere una meta, potremo insieme realizzare quel progetto che Dio ci mette davanti con la sua parola, il progetto che comprendiamo nella preghiera, nella riflessione, nel dialogo tra di noi. E la Madonna e San Lorenzo ci accompagnano tutti in questo cammino. Fratelli e sorelle, Gesù ci ha mostrato che Dio Padre ascolta il grido di chi si rivolge a Lui con fede e speranza. Chiediamo al Signore di fare nostri tali sentimenti.
preghiamo insieme, diciamo: ravviva, Signore, la nostra fede. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per la Santa Chiesa, perché esprima con la parola e con le opere la riconoscenza al Padre, che di noi continuamente reagisce, che sappia diventare sempre più accogliente e testimone credibile del Vangelo. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per il nostro parroco, Don Matteo, mentre lo accogliamo con tanto affetto e con la speranza di diventare veri amici e discepoli di Gesù, chiediamo a Dio che lo aiuti e lo sostenga nella sua missione nella nostra comunità. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per il nostro arcivescovo Luigi, per i sacerdoti della Chiesa di Trento, in particolare per quelli del nostro decanato, per i sacerdoti che hanno svolto recentemente presso di noi il loro servizio di cura d'anime, Don Tarcisio e Don Gino, il Signore li aiuti sempre ad essere guide illuminate e sagge del popolo di Dio. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per i responsabili delle nazioni, specie di quelle afflitte dalla guerra e dal terrorismo, perché sappiano superare con onestà e coraggio ogni ostacolo al raggiungimento di una pace duratura. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per le comunità per le quali Don Matteo ha prestato la sua opera sacerdotale, affinché si uniscano alla nostra gioia e al rendimento di grazie per il bene ricevuto, preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per i nostri bambini, ragazzi e giovani, per le nostre associazioni, per le famiglie, per chi nella comunità soffre nel corpo e nello spirito, la venuta del nuovo parroco sia di stimolo a crescere nella reciproca amicizia, nella generosità, nell'amore vicendevole. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per noi qui presenti e per tutta la comunità di Dimano, Carciato e Folgaida, perché sappiamo impegnarci nella collaborazione attiva con il parroco Don Matteo, specialmente per il servizio agli ammalati, ai più poveri e ai lontani. Preghiamo. Ravviva, Signore, la nostra fede. Per i nostri cari morti, per i parroci defunti che hanno operato in questa chiesa, Don Luigi Molignoni, Don Nicolò Gigli, Don Valerio De Florian, Don Giovanni Veronese, Don Antonio Papia. Il Signore li accolga nella sua pace e dia loro la ricompensa del servitore buono e fedele. Preghiamo. La vita, Signore, la nostra fede. Dio che sei buono e generoso, fa che quando riceviamo da te sappiamo metterlo veramente a servizio dei nostri fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. È il momento della presentazione delle offerte all'altare. Al pane e al vino, destinati a trasformarsi nel corpo e nel sangue di Cristo, aggiungiamo oggi alcuni doni simbolici che rappresentano la nostra comunità parrocchiale, che vuole rinnovare il suo impegno ad essere vicina al suo parroco e a donare capacità fisiche ed intellettuali perché il Regno di Dio continui a crescere tra noi. Ciascuno dei presenti si unisca spiritualmente all'azione liturgica affinché Dio accetti benigno l'offerta della sua Chiesa. Viene portato all'altare il padre, il vino diventa dono di riconciliazione con Dio, segno della nuova alleanza sancita con il suo sangue, pegno di perdono e di pace. Grazie per non cadere quando il cammino si fa difficile. A Don Matteo auguriamo di saperci guidare con fortezza e con la speranza vigile della guida di alta montagna. La nostra comunità non è molto grande. Thank you.
Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta è espressione del nostro servizio sacerdotale, serve fino a te, e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Anche i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, la croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza. E con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo insieme l'inno della tua lode. In cui Cristo tuo Figlio si raduna per la Santa Cena. Vedi come i discepoli di Emmaus si svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Preghiamo, Padre onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ai discepoli disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Luigi e il nostro popolo. Tutti i membri della Chiesa sappiano riconoscere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividere nei dolori, le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ti dà dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Faccia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Che ora celebriamo nel mistero.